Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Sono riusciti a fare il peggio del peggio con le solite marchette politiche, i finanziamenti a pioggia per cause assolutamente inconsistenti, soprattutto al sud. E direi che questo che ha dato il governo, soprattutto ieri sera al Senato, è stato il peggior spettacolo, il peggior contributo negativo che potesse dare all'idea stessa di democrazia. Si poteva tagliare l'IRAP, che si paga anche sui bilanci in perdita. Si poteva affrontare seriamente il taglio del cuneo fiscale. Seriamente, Presidente, perché 19 euro al mese, 60 centesimi al giorno, per le famiglie sono imbarazzanti, è un'offesa nei confronti dei lavoratori 60 centesimi al giorno. Invece avete trovato i 110 milioni per i lavoratori socialmente utili di Palermo, Napoli e aggiungendo anche quelli della Calabria, come se i 3 milioni di disoccupati, gli esodati delle altre parti dello Stivale fossero dei figli di un dio minore. Oltre alla sostanza è anche il metodo che ci lascia allibiti. Siete un governo chiuso che non ha la volontà e forse neanche i numeri per poter dibattere serenamente con le opposizioni. Sono bastate poche ore, non di opposizione dura, ma di normale contraddittorio in commissione per mandarvi nel pallone. E non venite a raccontarci che la Lega ha fatto ostruzionismo. Abbiamo passato un mese cercando di dare il nostro contributo a questa manovra, in maniera propositiva e giudiziosa. Ma non siamo stati ascoltati. Non avete capito nulla. Non avete capito che le nostre richieste sono richieste delle imprese, delle famiglie italiane che soffrono e dal vostro governo hanno solo una certezza: nuove tasse. Venderemo pezzi della grande economia di Stato, venderemo pezzi delle grandi imprese di Stato, piccoli pezzi. Venderemo un pezzettino di Finmeccanica, un pezzettino dell'Eni, un pezzettino di questo, un pezzettino di quello. Si parte così, dopodiché si consegna l'intero sistema produttivo del paese all'estero. Questo è quello che sta facendo il governo. Gli interessi della finanza stanno sostenendo questo governo. E quello che noi non vogliamo è quello che diciamo ai cittadini. Tenete gli occhi aperti. Il governo sta facendo le prove di maggioranza sulla pelle degli italiani. E questo mi sembra evidente. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.